qui siamo alla porta del Palagio in attesa. In attesa della presentazione dei giocatori, i giocatori della Contrada, appunto, che usciranno dalla porta principale della Contrada, accompagnati da un rullo di tamburi e invocati da uno dei rappresentanti di questa Contrada. Poi si disporranno qua insieme al nostro podestà e alle dame che rappresentano un po' questa Contrada. Come ti senti indossando questo costume? Emozionata, perché siamo a pochi passi dal palio e abbiamo grandi potenzialità e ce la dobbiamo mettere tutta, sicché siamo molto emozionati in questo momento, sì. Grazie. Niente, grazie a voi. Stasera abbiamo anche l'investitura del capitano, voi cosa indossate? Io porto la spada. E io porto la pergamena. E tu invece? Sono la dama. Proprio una bellissima dama, è la prima volta che indossi. Sì. Come ti senti? Emozionata. Abbiamo qui un onore di incontrare il maestro d'armi Marco Santini. E nulla, è la sera della vigilia, quindi siamo tutti carichi al massimo, perché la Contrada è competitiva, la squadra è competitiva e quindi si spera anche di avere qui il pizzico di fortuna che ci porti a vincere il palio, che sarebbe bis con l'anno scorso, che per noi sarebbe la prima volta che si bissa il palio maggiore, e quindi insomma ci si spera e si vediamo quello che viene fuori. Il tiro con la balestra è quello di cui io mi occupo, io sono maestro d'armi, appunto, e ho partecipato da balestriere dall'87 fino ai 96, e poi ora c'è Massimo Iallorenzi, che secondo me è un ottimo balestriere, preparatissimo, e si cerca di partire subito con il piede giusto, vincendo questo gioco, che ci darebbe sicuramente il là per la vittoria di palio. Questo gioco l'ha vissuto anche in famiglia, l'ha percepito, l'ha visto da bambino dal suo padre? Sì, mio babbo è costruttore, appunto, di balestre storiche, e quindi io praticamente ci sono nato in questo gioco, e è quello che mi piace più di tutti. E lui è il comandante, come si sente a indossare questo costume storico? Ormai siamo abituati, però è un orgoglio soprattutto per la Contrada, per quello che rappresentiamo, e quindi facciamo questo sacrificio molto volentieri. E voi invece è la prima volta che lo indossi? No, io ho già fatto questo tipo di esperienza, insomma, altre volte, quindi, insomma, però è sempre una grande emozione anche rappresentare la Contrada e insomma, comunque fare una certa scena anche nei confronti del pubblico che ci guarda. Cosa ti aspetti quest'anno? Beh, cosa ti aspetti? La vittoria per la Contrada del Palagio, certo. Un tamburo porta Palagio, per quanto tempo ti sei allenato? Un anno. Tutto l'anno? Sì, ma non sempre, però alternato. E poi durante l'estate sempre. Un buon bicchiere di vino in ottima compagnia, in attesa di mangiare per la Contrada porta Palagio. Perché avete scelto stasera qui? Perché noi siamo il cuore porta Palagio. Siamo onorati di annunciare Madonna Francesca del Mignella e Madonna Aurora del Migliaccieri. Ed ecco ora la volta di Messere Lorenzo del
acclamiamo a gran voce Messere Lorenzo Delli Giovannini per lo faticoso e impegnativo vuoto del troppo. Faccia il suo ingresso alla palestiere Messere Massimo D'Astragnano, accompagnato da Marco Pizzattini, che è dentro del Mario Maestro Marti della Palazzo. Si faccia innanzi a Maestro Capune con i suoi imponenti e poderosi tiratori Claudio Vette Gabriele Delmi Spadoni. Messer D'Astrognano, valente cavalier che sempre primeggiò in valore e fedeltà per la nostra contrada. Si appresti ora a Madonna Beatrice d'Agugnani, che con geloso amor custodir seppe l'insegna del comando per un'intera annata a consegnare la grande spada a questo valoroso messere. La nobile contrada del Palagio avrà così lo nuovo capitano. Ma pria necessita che espletato sia lo grande giuramento. Nobilissimo cavaliere, volete voi rappresentare la nostra gloriosa contrada nella pacifica tenzone che si terrà in questo fasto di allo calar del sole? Inginocchiatevi. E saremo noi, uomini d'arme, dediti alla difesa delle nostre terre, che nomineremo voi, uomo di pace, supremo rappresentante di tutto il nostro popolo. Questo vostro gesto di umiltà e di onore si aggiunge allo vostro onore e perché di ciò sia resa a tutti testimonianza. Giurate che nessuna cosa farete o direte che possa disonorare la nostra contrada? Lo giuro.
E giurate inoltre che risponderete di persona se un vostro comandato verrà a macchiarsi di qualsiasi atto o di ogni offesa che Onta possa arrecare ai nostri colori? Lo giurate? Lo giuro! Orbene, messer, da ora siete il nostro grande capitano. Prendete questa spada, sollevatela verso il cielo, impugnatela per l'onore della nostra contrada. Andate e tornate vincitore, e che sui vostri passi e sulle vostre gesta vegli sempre vigile il materno sguardo di Santa Liberata. Chiamiamo al cospetto di Don Donato anche lo capitano della contrada per un dono speciale da parte del parroco. Bravo! Bene, non vedo che vi siete alzati tutti in piedi, vedo che vi siete alzati tutti in piedi. E consegniamo al capitano un tau che sarà segno della protezione divina che porterà con sé e che sarà lo stimolo perché possa svolgere bene quello che è il suo ruolo, che è di spingere i suoi giocatori a dare il massimo e a vincere. A lui consegna questo tau, simbolicamente è per tutti voi, e a tutti voi si donano delle iniziative di Dio. Facciamo il segno dei cristiani, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Spero che qualche volta, quando direte il Padre nostro, farete sentire la voce, così dall'alto vi potrà anche sentire. E su voi tutti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, e in modo particolare su questi giocatori, perché ci portino a casa il premio desiderato. Buon palio a tutti! Thank you.
Prestate attenzione, popolo della contrada di Porta Fiorentina, e voi giocatori che domani sera lotterete per la conquista dello palio del Cerro, alzatevi in piedi e ponetevi dinanzi a Don Donato, parroco di Cerreto Guidi, per la tradizionale benedizione. E che lo capitano si presenti innanzi allo parroco per un regalo speciale. Capitano, vieni. Ti consegno quello che è il Tau, che ti ricordo più bello che possiamo avere, che è l'immagine di una persona che ha dato la vita per noi, che è Gesù Cristo, che è segno dell'amore. E quindi anche per noi sia segno dell'amore e dell'impegno che dovete mettere nel palio. Prestate attenzione, popolo della contrada di Porta Caracosta, e voi giocatori che domani sera lotterete per la conquista dello palio del Cerro, alzatevi in piedi e ponetevi dinanzi a Don Donato, parroco di Cerreto Guidi, per la tradizionale benedizione. E che venga qui lo capitano della contrada per un particolare dono dallo parroco. Avete sentito laggiù in fondo? Alzatevi in piedi! Alzatevi in piedi! Alzatevi in piedi! Ecco, il capitano! Caro capitano, mio capitano, scusa, grande capitano, ho detto bene? C'è solo un capitano! C'è solo un capitano, caro capitano, il tuo parroco ha pensato a te come anche agli altri capitani, però te in modo particolare, perché mi ha fatto provare troppo di esperienza da non ripetere fino all'anno prossimo, quando concorrerò con quelli che hanno la mia età. Quindi Rubens, preparati, facciamo la gara sui 60 metri, no, ci basta 20 metri, ci danno mezz'ora di tempo, speriamo di farcela. E ti consegno un Tau che metterai per essere benedizione per te e per tutta la squadra, perché possate portare a casa l'ambito premio. E per questo ci rivolgiamo a Dio, nel nome del Padre, del Figlio e del nostro Signore. Amen. Ed ora si dice: c'è solo un capitano, c'è un capitano, c'è solo un capitano. C'è solo un arciprete, c'è solo un arciprete. Don Donato, uno di noi. Don Donato, uno di noi. Allora, dopo questo coro, un'altra benedizione, che porti bene. Conte non si può, perché toglie la prima.
questi ragazzi che sono veri uomini domani sera sovvertissero il pronostico, per tutti quelli che pensano che siamo spacciati e finiti, non dormite tanto sereni, perché noi non abbiamo paura di niente e di nessuno, i ragazzi sono dei ragazzi validi e solo domani sera ci condanneranno. Quello che è stato fatto fino adesso non va bene, ci disunisce un po', noi invece dobbiamo rimanere uniti, soprattutto quando le cose non vanno bene, perché quando le cose vanno bene sono tutti bravi, è quando arrivano i problemi che non bisogna metterci al muro, perché noi al muro non ci stiamo volentieri e per quello domani sera ci batteremo per farvi, per dimostrare a tutti che questi ragazzi sono veramente grandi. Poi chi ci batterà gli faremo i complimenti, ma noi fino alla fine ci crediamo. Forza ragazzi, forza. Attenzione, popolo della contrada di Porta Santa Maria al Pozzolo, e voi giocatori che domani sera lotterete per la conquista dell'opario del Cerro, alzatevi in piedi e ponetevi dinanzi a Don Donato, parroco di Cereto Guidi, per la tradizionale benedizione. E che venga qui innanzi a lui lo capitano della contrada per un regalo speciale. Bene, sono contento di essere qui. Di qua? Di qua dove? Bravo. Di qua. Ma se sono qui, non sono qua. Allora, sei qua. Tu lo leggi? Grazie. Ho pensato quest'anno di dare un piccolo pensierino a lo studente. No. Andrea, dammi quello che devi dare. Nella tasca? Esatto, c'è. È un Tau che consegno volentieri al capitano. Grazie. Che porterà come segno di benedizione, perché il sermone che dovevo fare io l'ho già fatto lui, quindi ve lo risparmio. Quindi ragazzi, mettetecela tutta, come vi ha detto lui, come gli dicevi prima. Più o meno il mestiere del capitano in questi giorni è quello che fa Don Donato per tutto l'anno, quello di sensibilizzare e di dare forza, e credo che di tutti e quattro i capitani nessuno valga quello che vale Don Donato. No, questo è, ci siamo messi d'accordo, l'ho parlato, mettiamo la vostra genitori, non c'è dura interpretazione, ma vivere ci va il mare. Siccome siamo in fondo alle benedizioni, volevo fare un chiedere a voi un applauso che sia complessivo di tutti per la mia assistente Sofia, che mi ha portato la casacca di tutto questo progetto. E soprattutto scendo la benedizione di Dio potente, Padre, Figlio e Spirito Santo, anche in modo particolare sui giocatori, perché portano a casa l'ambito premio. E tanto mi preme dire che forse dobbiamo fare un canto, che ve lo dico dopo, però prima io lancio già una sfida alla Detropoli, io ti lancio la sfida, l'ho lanciata al Prosperi, e così l'anno prossimo, nel 50esimo, faremo la gara, 20 metri, tempo previsto mezz'ora, ma possiamo farlo, possiamo. E ora veramente un grande, ma grande canto al Presidente, che fra tutti
Penso che questo sia veramente l'unico, c'è un unico e vero presidente. Forza! Un presidente, c'è solo un presidente, c'è un presidente. Grazie. Un applauso! Buon pari a tutti! Capitano Siliano, cosa si aspetta per domani? Ma soprattutto cosa mi aspetto? Nel palio ci aspettiamo tutti il miracolo, e perché quando si hanno degli anni un po' difficili, come quest'anno noi che abbiamo diversi esordienti, ci aspettiamo che questi ragazzi non sentano quella pressione che poi in realtà c'è sempre. E speriamo che vada tutto bene, che la fortuna sia dalla nostra, che il sorteggio una volta ci dia finalmente una collocazione magari ottimale. E niente, poi sicuramente il massimo dell'impegno, perché i ragazzi si sono allenati bene e quindi qualsiasi cosa viene, quando uno si è impegnato è in pace con se stesso, quindi noi lo prendiamo lo stesso. Quest'anno siamo alla 49esima edizione, la sua? La mia, allora, non me li ricordo, non li ho mai contati, ma solo all'anagrafe sono il più vecchio di tutti, quindi non mi ricordo i primi, perché io sono del 65, il palio è nato nel 69, però più o meno sono sempre stato sul palco, ecco, il palio dalla tribuna non l'ho mai visto, quindi poi ho fatto 1000 giochi, non li ho mai contati, ho fatto capitano, giocatore, tamburino, portabandiere, alfiere, cavaliere sempre, quindi sono sempre stato dentro. Per quanto riguarda il regolamento, qual è la principale regola dei giocatori? Allora, il regolamento è... Allora, per qualche anno è stato un po' improvvisato e quindi chi faceva la voce un po' più grossa poi alla fine aveva anche ragione. Negli ultimi anni è stato fatto un regolamento praticamente a prova di... Non dico a prova di bomba, perché c'è sempre l'imponderabile, ma... Il giocatore ha una sola regola, essere al massimo in quel giorno lì, deve rispettare questa regola qui, che poi è una regola di vita. Visto che lei ha più esperienza, anche la polemica fa parte del gioco? Sì, non esiste una situazione di palio senza una polemica, perché si cerca sempre, soprattutto la polemica la cerca chi perde, perché chi vince non ha motivo di fare polemica. Mi sento di dire che essendo la contrada più vincente siamo quelli che l'hanno fatta meno, però siamo polemici uguali agli altri, ecco, non voglio dire che siamo migliori o peggiori, la polemica c'è quando si perde. Bene, e auguri. Grazie, mi dica in bocca al lupo, perché con gli auguri mi sento un po'... Allora lo ridico, bene, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie, buona serata. Ragazzi, com'è andata la cena stasera? Prima le signorine. Bene, bene. E voi? Benissimo. Bene. Benissimo. Quale costume vi piace di più? La principessa? Sì. Sì. E voi invece? Che tipo di costume? Che avete visto delle contrade? Quello di Porto Pozzolo. Quale gioco ti piace di più? Fustino. E a te? Anche a me. Anche a te, perché? Si salta anche. E a voi invece? I cerchi. Ecco, le bambine. Importanza Pro Loco in questa cerimonia? Sì, per portare avanti degli eventi di questa importanza e per arrivare appunto a 49 anni è molto importante quello che la Pro Loco, il comune, la comunità intera riesce a dare a questo paese. Quello che in qualche modo vediamo in queste serate è il risultato di un anno intero di, chiamiamolo lavoro, anche se è tutto volontariato, è fatto veramente con il cuore, però ci sono serate, ci sono sabati, domeniche che a volte sacrifichiamo con la famiglia, però quando arriviamo poi a queste serate la soddisfazione è immensa e sarebbe bello che
il numero di coloro che in qualche modo danno il proprio contributo aumentasse esponenzialmente a quello che è un po' il risultato di questa festa. Allora, si è già visto che è una squadra affiatatissima, tutta la comunità di Cerretto, sia per la partecipazione che i giocatori. Sì, la cosa bella è che soprattutto in queste serate dove si mangia, il paese viene fuori, quindi c'è proprio lo spirito, il bello spirito sano, quindi a tavola nasce l'amicizia, si scambia la battuta, si crea quello che è un legame vero e proprio, quindi è una bellezza proprio al naturale. Sappiamo che lei è presidente della Proloco, come è cambiato negli ultimi anni? Negli ultimi anni, sì, io sono presidente della Proloco da 3 anni, questo è il 3° anno. È cambiata, chiaramente ogni generazione ha i propri consiglieri, ha le proprie personalità, è sicuramente un percorso difficile perché il tempo che dedichiamo appunto alla Proloco è il tempo che in qualche modo togliamo dalle proprie famiglie. Però ritengo che diciamo, ogni Proloco ha in qualche modo la sua storia e quindi questa è la nostra storia e il risultato che vediamo in queste serate e domani sera spero che sia il massimo del risultato. E a voi vi riesce benissimo a portare avanti la storia, complimenti. Le vostre gesta possono essere di esempio e di monito alle generazioni future. Userete questa spada non per ledere chi che sia, ma per difendere i diritti e l'onore della vostra contrada, delle vedove e delle orfanelle, contro la violenza e i soprusi, e che tutti i fomentatori di dissidi essa espiri timori, monito e spavento. Alla presenza dello podestà di Cerreto e dei nobili della famiglia del Vino, vi nomino capitano della contrada di Porta Santa Maria a Pozzolo. Abbiamo incontrato il capitano, come si sente stasera alla vigilia? Mi sento molto bene, poi devo dire che la gente ha accorto a questa cena, però mi sento bene, non voglio, sono molto stravante e non voglio approfondire la cosa. Come semplice. Molto semplice. Come vi siete allenati? Come siamo allenati? Con molta costanza e spero molto bene, spero, però il palio è talmente difficile e duro che non possiamo fare pronostici, però ci crediamo. Volete? E quello che avevo detto quando ero Ci sono secondo te dei pali più penalizzati? Come, scusa? Ci sono dei pali più penalizzati? Ci sono stati dei pali. Bisognerebbe fare una puntata per questo discorso. Ci sono stati dei pali molto penalizzati, a parte dei diani, dei pali, come volete dire. Penalizzati è una domanda che non capisco in questo momento, però siamo stati penalizzati tante volte. Allora, per domani, come te l'aspetti, come la vedi? Io sono molto fiducioso per domani. Quale gioco preferisci? È troppo facile questa domanda. Io ho gareggiato
10-20 anni è troppo lì e preferisco quello. Però io voglio bene a tutti i giocatori e vorrei dire un grazie a tutti, dai giocatori della Fune, della Bigoncia, dei Troppoli, dei Cerchi che è una debuttante, e della Palestra che è un grande campione, ai maestro d'armi, agli allenatori, a tutti, tutti un trattatore, cuore bianco nero. Allora Capitan Marco, un consiglio a tutta la tua contrada. Un consiglio alla mia contrada: domani sera venite a Cerreto in Piazza Nova, fare il tifo alla contrada più bella di Cerreto, perché sono molto fiducioso. Un capitano, c'è solo un capitano. 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 Allora, siamo arrivati anche quasi alla fine della serata della vigilia del 49esimo. Allora, noi ci sentiamo carichi, pronti e determinati, e aspettiamo a Gloria domani per fare del bene, per riportare il drap a casa. Per quanto tempo e come vi allenate? Parecchio tempo, e gli allenamenti sono praticamente belli intensi. Abbiamo un grande staff di allenatori che ci, insomma, ci aiutano, e quest'anno ci hanno preparato al meglio per fare bene. Quali sono le regole fondamentali secondo te? Le regole fondamentali: allenarsi, e poi coerenza, sì, e bisogna metterci parecchio spirito. Da quanto tempo partecipi te? È la prima volta quest'anno? Questa è la prima volta da capitano, però già dal 2010 che facevo il gioco, la corsa nella Bigoncia. Quale gioco a te personalmente ti piace? Questa è una domanda retorica. Preferisco la Bigoncia, però sono tutti dei giochi bellissimi e merita, insomma, vederli. Quale, secondo te, cioè come percepisci la differenza fra il giocatore semplice e il capitano? La differenza del capitano è che deve motivare i propri giocatori. Il giocatore deve pensare a allenarsi e a quello che gli dice il capitano. Ed ecco, siamo arrivati al momento tanto atteso, alla vigilia del Palio del Cerro. Siamo quest'anno alla 49esima edizione, nasce nel 1969. Il Palio del Cerro è di una grande diversità rispetto ai altri pali e alle manifestazioni simili. È del tutto cerretese, è una comunità intera che partecipa. Siamo in compagnia di Cristina Falcini, che ha preparato il cencio del palio di quest'anno. Buonasera. Buonasera. Mi immagino che non è facile rappresentare un ritratto storico mediceo. In effetti, dietro a un palio c'è molto lavoro da fare, perché non è molto semplice riassumere un paese in così pochi tratti, insomma, ecco. Rappresentarlo, tutta la storia, esatto. Sì, in effetti sì, come è successo quest'anno nei drappi che ho dipinto, infatti. Qui vediamo nella sua mostra, che è stata molto gentile a esporre i suoi quadri personali, ci sono tanti quadri sulla natura. Come mai? Perché in primis sono un paesaggista, mi piacciono molto le vedute dall'alto, in modo che quando io sono a dipingere poi dal vero lì a contatto appunto con la natura, quello che fa il quadro non sono io ma è l'aria che si respira, è la distanza tra me e quello che vedo, che bisogna riempirlo di colori, bisogna riempirlo
di tutte quelle cose che poi vedete con i quadri, la profondità anche. Quindi lei non è che dipinge la sua, il suo stato emozionale nell'ambito dove si trova, ma proprio l'ambito attraverso lei. Sì, io capto, cerco di captare quello che vedo e riprodurlo sulla tela. Quello che ho dentro è molto difficile forse per me esprimere. Luca Prosperi, governatore Misericordia, Laura Brottini, presidente CCN, Don Donato Agostinelli, arciprete di Cerretto, Marco Liuliucci, presidente della Proloco, Calugi Daniele, vicepresidente della Proloco e dottor Ferri Paolo, assessore delle politiche agricole. Siamo arrivati finalmente a questo traguardo del quasi cinquantesimo. Qui si percepisce veramente una squadra bella affiatata. Quanto lavoro avete messo dietro fino ad arrivare a questo? Io sono il cuoco, dove vi do da mangiare, ecco. Palatresi. Quanto tempo è impegnato a cucinare? Tanto, che non mi aiuta nessuno, ecco. Allora, un appello a questa comunità ad aiutare il cuoco. Brava. Oh. Allora, io vorrei dire una cosa importante, che questo è un gruppo di persone che porta avanti il nome di questo paese, Cerreto Guidi, che ce l'ho scritto anche qui, che si vede, anche se mica non si vede, perché è importante portare avanti il nome di Cerreto Guidi, perché Cerreto Guidi è un grande paese, un paese tutti noi dobbiamo essere orgogliosi di essere ceretesi, e quando si arriva da Lazzeretto e si vede la Villa Medicea, bisogna essere orgogliosi, io sono ceretese. Quando siamo a giro per il mondo bisogna essere contenti di essere ceretesi. E tutte queste persone che sono dietro a me lavorano tutti per il bene di questo paese. Don Donato, Laura, Luca, i consiglieri della Proloco, Marco, perché il comune sicuramente, perché se non stiamo tutti insieme non si fa niente. L'unione fa sempre la forza, bisogna essere uniti, perché è inutile che si dice male di quello, di quell'altro. Noi, la cosa importante è essere uniti e portare il nome di Cerreto ovunque, perché Cerreto è un grandissimo paese, è un fatto di grandi persone. E io vorrei detto, lo vorrei anche detto da Don Donato Agostinelli, che è il nostro parroco. Che si nasconde. Grande parroco! Viva il parroco di Cerreto qui! Buonasera a tutti i telespettatori, è con grande gioia che do inizio a questa campagna elettorale per il nuovo sindaco e Daniele Calugi si sta presentando per le prossime elezioni. Se siete d'accordo per la lista civica di Daniele Calugi potete votare e mettere Daniele Calugi per sindaco di Cerreto. Bravo! Io lascerò la parola all'intervistatrice che mi sembra... che ha bevuto un po' meno di noi. No, allora chiedo al prete una benedizione. No. Stiamo scherzando, ma siamo tutti sobri. Stiamo facendo, che è bellissimo stare insieme a Cerreto in questa serata che è unica, magica, in attesa di quella che sarà l'anno prossimo, che vedrà tutto Cerreto unito insieme per dare risalto al cinquantesimo del suo palio. Intanto grazie a tutti gli ascoltatori, vi invitiamo a venire domani sera perché potrete vedere una cosa unica nella vostra vita. Viva Cerreto! Viva! Di Cerreto siamo solo noi! Di Cerreto siamo solo noi!